Ok, beh, molto interessante. O è una ragazza che non ha tenuto d'occhio il calendario, oppure qualcuno le ha buttato la salsa di pomodoro addosso e non se n'è resa conto. Oppure qualcuno si è impegnato molto la sera prima, eh? Oh, non lo so, cioè, nessuna di queste cose ha senso. Ciao a tutti amici e benvenuti sul canale. Rieccoci qua con un nuovissimo video. Questa volta vedremo delle foto veramente senza senso che non ci potremo mai e poi mai togliere dalla testa. Vi rimarranno impresse per sempre. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, se volete sostenere me e il mio canale, lasciatemi un bel pollicione in su e condividete questo video con quante più persone possibili. E soprattutto, venitemi a seguire sul mio profilo Instagram perché questi giorni vi sto svelando un sacco di cose fighissime. Se non mi avete seguita in quarantena, visto che io non stavo più facendo video, male, molto male, mi deludete perché vuol dire che non mi volete bene. Vi lascio il link del mio profilo qua sotto nell'info box, oppure mi potete trovare con il nome Casey Balla. Ok, questa foto è tipo terrificante. Hanno fatto tipo lo swap delle facce, la faccia della bambina sulla faccia della bambola e viceversa. Ok, molto probabilmente penserete che la cosa più terrificante di questa foto siano gli occhi della bambina, ma guardate i capelli di quella bambola, cioè io sono terrificata da quello, ma guardate quanti nodi, come fa a pettinare quei capelli. Io quasi ogni mattina, contate che mi sveglio così, quindi, cioè, già adesso si vede il risultato. Comunque sembra tipo scappata dal manicomio. Infatti io una bambola così, cioè, non la terrei manco morta. Ma che ci fai io con una bambola così? Cioè, la tieni per non dormire mai più. Non so voi, ma io non riuscirei a chiudere occhio con una bambola del genere. Ma mettete caso un attimo che chiudete gli occhi e quella vi ammazza, cioè. Ma poi vi immaginate se gli esseri umani fossero stati creati con gli occhi che ha la bambina, tra l'altro? Boh, in effetti è strana sta cosa. Come è stato deciso che noi dovevamo avere gli occhi così, il naso così, la bocca così? Proprio strano. Ci pensavate, ci mettessero tipo il sedere del babbuino come bocca e come occhi, non so, tipo gli occhi dei gatti? Decisamente gli occhi dei gatti li vorrei. Riescono a vedere anche di notte, vero? Avete presente i Teletubbies, no? Io da piccola li amavo tantissimo. Cioè, li guardavo ogni mattina. Ogni mattina alle 6 ero lì sveglia, pronta a fare le maratone dei Teletubbies. Indovinate, tra l'altro, il mio preferito era quello viola. Voi chi eravate dei Teletubbies? Scrivetemelo qua sotto. Tutti siamo stati abituati a vedere i Teletubbies bellissimi, super carini, super cute, super coccolosi, tutti colorati. Ma avete mai visto i Teletubbies in bianco e nero? No, perché secondo me non siete pronti. Adesso lo vediamo insieme. Questi sono i Teletubbies in bianco e nero. Ragazzi, what? Vi immaginate noi da piccolini guardare questa versione dei Teletubbies? Di sicuro saremmo stati veramente tutti traumatizzati. C'è un non so che di inquietante vedendoli così, cioè in bianco e nero uno dietro l'altro in formazione. Avrei voluto non aver mai visto questa foto. Mi perseguiterà per sempre. Ok, sicuramente avrete presente anche Braccio di Ferro, no? Un altro cartone visto e stravisto quando eravamo piccolini. Qualcuno mi spieghi perché la sua pipa non è ficcata in bocca, ma sulla guancia. In pratica, lui ha un buco sulla guancia sul quale poggia sempre sta pipa. Ma perché? Perché? Qualcuno mi spieghi perché? Ma quale senso ha? Non era più facile farlo dalla bocca? Cioè, ma qual è il nesso? Cioè, non capisco. Questo si è fatto fare un buco apposta per poter tenere la pipa sempre là. No, quattro bambini in vendita. Bene, questa sarà la fine dei miei bambini quando mi faranno arrabbiare. No, ovviamente sto scherzando, ma chi è quello che venderebbe i propri figli? Cioè, veramente disgustoso, non si fa. E questo cosa c'ha? C'ha quattro figli da vendere così. Cioè, c'ha la fattoria dei figli, ne vende uno dietro l'altro. Poi a quanto li vende? A 5 euro. Ti immaginate? Poveri bambini! Mi sa che era meglio se li teneva nella cantina, eh. Cioè, scusate. Che poi tu che ne sai chi è la persona che te li piglia?
Allora, abbiamo la foto di questo bambino veramente bellissimo con su scritto: tutti i bambini col pannolino devono indossare il pannolino. Ok. Controlla il pannolino del tuo bambino frequentemente, portalo in bagno spesso. E sotto quel bellissimo bambino troviamo anche questa foto allegata. Che bello, voglio proprio vedere chi è che lo pulisce da questo schifo. Io lo lascerei ricoperto di merda. Non so voi, ma io quello schifo non lo tocco. Mi dispiace, bimbo. Ci pensavi prima di caccarti addosso? Mi sa che è meglio fare quello che c'è scritto lì, se no chi lo cambia poi? Che poi come si fa a ridurre un bambino in quelle condizioni? Cioè, se le spalmata addosso, praticamente. Questo è stato trovato in un posto abbandonato. È veramente inquietantissimo, ragazzi. Il simbolo degli illuminati, dei satanici, poi roba rossa ovunque. Cioè, seriamente, cosa è successo qua? Aiuto! Ma te che non lo voglio sapere. Benissimo, anche per oggi è tutto. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. E detto questo, non dimenticate di fare tutte quelle cosucce che vi ho detto a inizio video. Vi mando un super mega bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!